per questa partita o se qualche accorgimento, diciamo, per la fase difensiva. No, allora, la Casertana, a parer mio, è una delle tre squadre più forti, ma parla, non lo dico io, ma parla il mercato che hanno fatto, le ambizioni che hanno, i giocatori che hanno a disposizione, i due che stanno sempre giocando, Castaldo e Floro Flores, sono due che fino allo scorso anno facevano la differenza in Serie B, hanno Alfageme, hanno Padovan, hanno D'Angelo, hanno Vacca, hanno gente che poi dietro, gente che è stata presa per cercare di vincere il campionato, per cercare di fare un campionato di vertice, e chiaramente andiamo ad affrontare una delle più forti. E l'attenzione deve essere massima, perché se sbagli e concedi qualcosa, chiaramente sappiamo che possiamo venire castigati. E l'atteggiamento non può essere sbagliato, perché contro queste squadre devi tenere sempre l'attenzione al 100% e cercare di giocare sotto l'aspetto della qualità al massimo, perché più tieni la palla, più li tieni lontano dalla tua area e forse li riesci a limitare. Per quanto riguarda accorgimenti, loro hanno due punte, ultimamente hanno giocato col tre quarti. Penso che i quattro nostri difensori già bastano e avanzano. Chiaro che vai ad affrontare due colossi della categoria, poi hanno il tre quarti Mancino, che è anche un giocatore che in questa categoria ha sempre fatto bene. Andiamo ad affrontare una squadra forte, quindi lo schieramento sarà sempre quello, ma chiaramente cambierà il fatto emotivo, il fatto di stare con le antenne dritte dal primo al 95esimo. Rispetto a qualche altra situazione dove si può gestire in maniera diversa. Francesco Fraggioso. Sì, buongiorno. Buongiorno. Questa domanda e questo problema qua è normale che ce lo siamo sempre posti, però dobbiamo capire che la porta è grande sia al provinciale, sia a Caserta, a Catania e da altre parti, nella stessa maniera che la troviamo in casa. E il problema è che forse qui arriviamo con una determinazione diversa, arriviamo ad essere più precisi, più vogliosi di buttarla dentro, e questo spero che da domani possa cambiare. Per quanto riguarda gli indisponibili, non parte Ferretti, sta ancora male con il ginocchio, non recuperiamo nessuno, Garufo, Scognamillo, Pagliarulo e tutti quelli che siamo rimasti a disposizione in quest'ultimo periodo abbiamo sempre risposto bene. Come ho sempre detto, le prestazioni sono sempre state ottimali, a parte non mi è piaciuto il secondo tempo di Cava. Non siamo stati esaltanti domenica scorsa, ma se si va a analizzare per intero la gara, il Matera non ha mai tirato in porta, quindi dal punto di vista del non possesso palla ci siamo comportati bene. Non abbiamo creato tantissimo, ma alla fine hai fatto due gol, hai vinto la partita, e penso che nell'arco di un campionato ci può stare una prestazione del genere. Vincere non è mai facile, noi ci siamo riusciti, quindi a parte questi due episodi, poi la squadra si è sempre comportata bene, e per domani sono convinto che si presenterà un Trapani che cercherà di fare come sempre la partita. Vincenzo, a Caserta molto probabile che si trovi un ambiente infuocato, perché oggettivamente a Castellammare d'Stabia, dove sono stati un po' scippati una vittoria che probabilmente avrebbero meritato, il presidente della Casertana ha lasciato dichiarazioni importanti dicendo che gli altri hanno fatto 10 punti. Queste situazioni emotive, tu da un calcio che conosci benissimo, possono spingere l'ambiente, a volte possono anche rivelarsi un boomerang per chiedere di troppo carico in campo. Tutto questo per chiederti se secondo te hai una squadra pronta per affrontare una situazione del genere, e se può costituire un piccolo margine di preoccupazione il fatto che probabilmente si vada in campo con due difensori centrali del 98 e del 99. È presumibile che accada, grazie.
che i centrali che scenderanno in campo domani sono 98-99, quello penso che sia scontato. Siamo questi, a disposizione abbiamo questi. E i due ragazzotti, tra virgolette, si sono comportati bene. A Cava nella prima partita abbiamo concesso due tiri in porta, ma lasciando perdere i tiri in porta si sono mossi bene, hanno giocato con grande personalità. La domenica e il sabato dopo hanno fatto la stessa cosa, quindi sono già, penso, consapevoli e pronti per andare a affrontare, l'ho ripetuto durante la settimana, i nomi e i cognomi dei giocatori che andiamo ad affrontare domani. Penso che non ce ne sia più di bisogno, anche se prima della partita in hotel verrà sempre ricordato, perché, ripeto, l'attenzione che ci dovrà essere domani dovrà essere massima. Per quanto riguarda l'ambiente, io dico sempre che quando si scende in campo si pensa solo ed esclusivamente a far prestazione, a cercare di essere io più bravo del mio avversario, e tutto quello che c'è attorno, personalmente quando facevo il calciatore non pensavo ad altro che andare in campo e soddisfare quello che chiedeva l'allenatore. Chiaro che andiamo a trovare un ambiente caldo, so che si pretende tanto lì a Caserta, sono convinto che se andiamo ad affrontare questa squadra con personalità, quella vista col Catania, se da palleggiando come ogni tanto ci riesce possiamo farli innervosire e metterli in difficoltà, io penso che questo possa essere un grosso vantaggio per noi. Quindi quello che ho chiesto ai ragazzi è di pensare che questa è una partita come le altre, divertirsi, cercare di proporre quello che abbiamo fatto durante la settimana, perché siamo riusciti a partire da lunedì e arrivare a sabato, e speriamo che domani la risposta sia positiva. Vincenzo, della gioventù, della nostra difesa, come diceva Fabio, contro l'esperienza del bomber Castaldo, insomma, avete preparato qualche gabbia particolare? Lui è uno che a Trapani il golletto l'ha sempre fatto, attenzione. Sì, ho letto, ho visto, come l'ho detto prima, questi l'anno scorso facevano la differenza in Serie B, questi erano i punti di forza di due squadre che militavano in un campionato superiore, due volponi, due uomini d'aria, gente scaltra, gente sveglia. E se i nostri Mule e Joao da grandi vogliono fare i difensori, i calciatori di un certo livello, ambire a palcoscenici importanti, chiaro che devono passare attraverso queste partite qua, attraverso questi avversari qua. E, come ho detto prima, certe partite si differenziano dalle altre per l'aspetto emotivo, per l'aspetto ambientale, per l'aspetto situazionale, per l'avversario che vai ad affrontare. E dipende sempre da ogni singolo calciatore, cercare di trovare le motivazioni. Io penso che entrambi, adesso stiamo parlando di loro due, ma tutta la squadra, non può non entrare in campo e non farsi trovare pronta a un appuntamento del genere. Quindi da questo punto di vista, come gli dico ai ragazzi, alle volte si può anche fare a meno dell'allenatore, perché se non arrivi concentrato e non sai che ti devi presentare a un appuntamento del genere al massimo delle tue capacità, allora vuol dire che non hai capito niente. Stamattina parlavo con il collega di Caserta, mi confermava quanto ha detto Fabio riguardo proprio l'ambiente, insomma, si aspettano la capolista, quindi sono un puntino arrabbiati, però sono anche abbastanza preoccupati del fatto che hanno avuto due espulsioni importanti, cardini della loro difesa. Questo potrebbe essere un punto di forza per noi. Ma è normale che D'Angelo, anche lui, un altro giocatore di categoria superiore, è un giocatore esperto, in mezzo al campo si fa sentire, si fa valere. Dietro Pinna è l'altro espulso, è un calciatore mancino che dietro ha grossa personalità, gli piace costruire da basso. Penso che se questi sono sempre stati titolari vuol dire che qualcosina loro perderanno. Ho visto che hanno anche dei sostituti di un certo valore, è normale che è una squadra costruita per vincere, i sostituti sono quasi sempre all'altezza dei titolari, però sono convinto che qualcosina perderanno, sono convinto che
e tutto dipenda da noi. Loro chiaramente giocano in casa, e arrivano da un pareggio importante, potevano vincere contro la Juve Stabia, hanno subito gol nei minuti finali e in casa cercheranno di dare il massimo. Dobbiamo affrontarli, ripeto, con il massimo della concentrazione. Queste partite richiedono questo e non possiamo sbagliare su questo. Sì, mi sono molto curiosità, però abbiamo un attacco da Casertani, vorrei spendere due parole per quanto riguarda il mostro di attacco. E Felice Vacco quest'estate era vicino ad accasarsi a Casetta e insomma invece ha già segnato due gol per questo su Franca Villa proprio alla Casertana. Questa settimana durante l'allenamento a Porta Letta ho visto un Felice Vacco in grande scompero, mentre in zona ho visto che aveva un atteggiamento sbagliato. Ma hai beccato quel giorno dove hai visto questo atteggiamento da parte dei ragazzi, però è normale che un ragazzo come Nzola, stiamo parlando di un 96, ha un carattere diverso sicuramente da quello che può avere un Evaco a 36 anni, un Evaco che ha già campionati e ha vissuto tante situazioni. Zola ha qualità, caratteristiche che in prospettiva possono diventare per lui devastanti, perché ha fisicità, velocità, tecnica. Chiaro che deve migliorare sotto l'applicazione settimanale, sotto l'applicazione quotidiana, ma questo lo capirà con il tempo. Si sta sbattendo, si sta impegnando per cercare di migliorare. E, come hai visto te, ogni tanto alterna momenti dove è un po' svogliato, momenti dove va a 200 all'ora e non puoi essere così altalenante e non avere equilibrio quando arrivi all'allenamento. Stiamo parlando di un 96, ripeto, ancora giovane, ha tanti margini di miglioramento. Per domani vediamo. Ho un po' di dubbi, soprattutto in avanti. La notte porta consiglio. Senti, Vincenzo, a parte il fatto che cambia domani, insomma, questi ci credono Casetta, una piazza, insomma, che da anni manca dalla serie di bisogna fare più attenzione al gioco di squadra, al gruppo o alle giocate dei singoli? Ti chiedo questo perché mi sembra che la Casetta non ha un gioco molto fluido, insomma, come il nostro, è un po' farraginoso. E poi, per la struttura dei giocatori, per il tipo di partita, penso domani potrebbe essere invece la gara di felicità. Ma io ho visto la Casertana in due o tre situazioni, è normale che quando tutti gli avversari affrontano i giocatori del calibro dei nomi che abbiamo fatto prima l'affrontano col coltello fra i denti, corrono dal primo all'ultimo minuto, si impegnano al massimo e una squadra come la Casertana se non entra in campo al 100% può trovare delle difficoltà. È una squadra che prova a creare da basso e prova a sviluppare anche col portiere. Ultimamente sta cambiando sistema di gioco e forse l'identità non può essere collaudata delle migliori. Cercheremo di sfruttare questo, anche se nel cambio di sistema contro la Juve Stabia erano andati in vantaggio, erano riusciti anche a fare il secondo gol, ma ho visto giustamente è stato annullato. Però è una squadra che secondo me va rispettata e va temuta soprattutto per le giocate dei singoli, ma se si lascia giocare, si lascia esaltare, ci può stare che a livello di collettivo possono creare delle grandi difficoltà. Evaco, ragazzi, me lo conoscete, Evaco, io ve l'ho sempre detto, quando ci si allena come si allena Evaco, e lo avrete visto anche voi, come l'impegno che mette, il sacrificio, a quest'età qua un allenatore non può dar credito e fiducia a un calciatore così.
Le caratteristiche tra lui e Nzola sono la fisicità più o meno è la stessa, uno è più veloce, uno è più uomo d'aria. È chiaro che in base a come si mettono le partite, se riesci a stare sempre dentro la metà campo avversaria, uno come Felice è letale, può essere un'arma in più, inizi ad avere spazi sulla profondità, può servire la velocità di Nzola, dipende come si mettono le partite, però Felice è un professionista esemplare, io sono contento di così giovane di poter allenare uno come lui. Come dicevo nelle conferenze precedenti, siamo qui che aspettiamo i suoi gol, siamo qui che aspettiamo il Felice Evago che ogni palla che arriva in aria la butta dentro, e sono convinto che questo tornerà. Felice comunque è sempre un sorvegliato speciale, dobbiamo dire, perché farà enorme fatica a togliersi di dosso tutti i suoi difensori che non hanno visto, quindi un doppio merito a Felice. Per quanto riguarda invece, leggevo poco fa, è arrivato un messaggio dalla Thailandia, un ascoltatore che seguirà tramite la radio la diretta domani, sta seguendo la... Insomma, noi andiamo lì per fare la nostra, giusto? Dobbiamo anche tener conto di quanto di buono abbiamo fatto fino adesso. La domanda, arriveremo al momento in cui riposeremo? Ci sono segni di stanchezza fino adesso, visto che ancora non abbiamo... No. Noi sappiamo che dobbiamo affrontare questa trasferta, poi c'è il Francavilla in casa e poi toccherà riposare a noi, dove per il momento non ci stiamo pensando, perché chiaramente sapete benissimo la difficoltà e l'avversario che andiamo a affrontare domani, ci siamo concentrati su quello, poi ci concentreremo sul Francavilla, la pausa, la sosta e il riposo per quanto riguarda noi, quello poi lo gestiremo più avanti. Sappiamo che abbiamo riportato un bel po' di entusiasmo alla piazza, tanti tifosi si stanno riavvicinando alla squadra, noi questo ce lo dobbiamo tenere stretto cercando di onorare sempre la maglia come stiamo facendo, l'impegno dei ragazzi è sempre massimo, ve ne siete accorti anche voi. E da questo non si può prescindere. La base è l'impegno, poi tutto il resto, le qualità dei singoli, le qualità delle giocate, l'organizzazione, quella viene dopo. Ma sicuramente l'impegno sarà quello visto sempre fino ad oggi.